È il 25 novembre del 1953. Ci troviamo a Wembley e è proprio nello stadio inglese, davanti a 105.000 persone, sta per andare in scena una delle partite più memorabili del secolo scorso, tanto che alcuni la ricordano proprio come la partita del secolo. Da una parte infatti troviamo l'Inghilterra, un'Inghilterra che, pensate, non ha mai perso in casa, neanche in amichevole. Dall'altra parte invece c'è l'Ungheria, l'Ungheria degli invincibili, quella che viene chiamata la squadra d'oro, l'Ungheria di Coxis, l'Ungheria di Ferenc Puskas. La partita, contro ogni pronostico dei tifosi inglesi che sono andati ad assistere, finirà per ben 6-3 in favore dei magiari. L'Inghilterra era caduta, la nazione che aveva inventato il calcio era stata superata dai propri allievi. E l'allenatore dell'Ungheria, Gustav Sebes, dopo la partita dirà una semplice cosa: noi non abbiamo fatto altro che giocare, come ci ha insegnato Jimmy Hogan. E se un giorno qualcuno scriverà la storia del calcio, il suo nome deve essere scritto a lettere dorate. Ebbene, ma chi era Jimmy Hogan e perché Gustav Sebes, che ha portato in trionfo l'Ungheria ergendo la squadra migliore del mondo in quel momento e una delle squadre più forti di sempre, menziona questo Jimmy Hogan? Bene, la nostra storia a questo punto può tornare indietro al 1882. E infatti, in questo anno che a Burnley, da una famiglia di irlandesi cattolici, nasce Jimmy Hogan. La sua carriera, almeno per quanto avrebbe voluto la sua famiglia, si sarebbe dovuta consumare nel mondo della contabilità, ma il giovane Jimmy aveva ben altre ambizioni. Infatti decise che la sua strada sarebbe stata quella del calcio. Inizia a giocare come giocatore, parte da categorie ovviamente molto basse, ma piano piano sale di livello e arriva a giocare nelle squadre più importanti del campionato inglese. Non è uno di quei giocatori che ruba l'occhio, ma un giocatore molto ordinato, un giocatore molto diligente e soprattutto è un giocatore che ha idee molto particolari. Infatti quello che Jimmy porta, che ancora non si era visto nel mondo del calcio di quell'epoca, è innanzitutto un'alimentazione molto sana, un'attenzione particolare ai metodi di allenamento, una ricerca di una forma fisica che fosse sempre eccellente e anche diversi tratti che a volte infastidivano gli allenatori. Infatti molto spesso suggeriva ai propri tecnici come giocare in campo, dava suggerimenti su chi schierare nella formazione, dava suggerimenti di tattica, dava suggerimenti che piacevano poco a chi in teoria avrebbe dovuto dargli suggerimenti. Ebbene, Jimmy Hogan arriva a giocare in varie squadre, ma l'ultima in cui gioca, importante, è il Bolton. A 27 anni, siamo nel 1909, e il Bolton, in un torneo precampionato, si reca in Olanda per giocare un amichevole. La partita è contro il modestissimo Dordrecht, una squadra composta principalmente da studenti, e infatti il Bolton stravince per 10-0. Ma in quella partita Jimmy ha come una rivelazione. Infatti fa una promessa a se stesso e ai giocatori del Dordrecht, dicendo che un giorno sarebbe ritornato lì e gli avrebbe insegnato come giocare a calcio. E beh, passa pochissimo tempo, perché l'anno dopo, effettivamente, all'età di 28 anni, Jimmy Hogan lascia il calcio giocato e va al Dordrecht ad allenare. Il Dordrecht è una squadra molto diversa rispetto a quello che si era visto finora in Inghilterra, e adesso bisogna fare un piccolo excursus. Infatti non credo che Jimmy avrebbe voluto ricercare la fama, la gloria e anche solo un impiego a livello calcistico al di fuori dell'Inghilterra, che era comunque la patria del calcio. Ma l'Inghilterra in quel momento storico, un momento storico in cui l'imperialismo la faceva da padrone, gli inglesi si credevano, effettivamente anche in parte lo erano, i padroni del mondo, era un'Inghilterra che non accettava compromessi. Tutto quello che era diverso dal metodo base su cui si basavano gli inglesi era totalmente da demonizzare. Basti pensare che il modulo base era il 2-3-5, la cosiddetta WM, e tutti quelli che volevano giocare con un altro modulo erano assolutamente demonizzati. Basti pensare che il metodo di gioco, la tattica di base, era il cosiddetto kick and run, come diremmo noi, giocare alla viva il parroco, no? Palla lunga e pedalare. Si facevano lanci lunghi a caso, tutti andavano in avanti
si cercava il più possibile il contatto fisico e non c'era alcun tipo di disciplina. Ma gli inglesi avevano inventato il calcio e chiunque provasse a opporsi a questo metodo di gioco era totalmente scartato, allontanato, demonizzato. Hogan quindi si reca in Olanda, e in Olanda invece trova una situazione completamente diversa. A partire dai giocatori stessi, perché essendo degli studenti, i giocatori sono i primi a voler imparare. E gli allenamenti di Hogan a questo punto si dividono in due parti. Se in Inghilterra i giocatori si allenavano solamente senza palla, solamente a livello atletico, invece Hogan esclude totalmente la preparazione atletica. Quella è riservata a un lavoro fuori dall'allenamento, un lavoro che i giocatori devono intraprendere per migliorare se stessi e che va accompagnata anche a una buona alimentazione, anche qua, cosa totalmente non considerata in Inghilterra. Gli allenamenti si dividono invece appunto in due parti. Abbiamo una parte di tattica in campo, per cui i giocatori effettivamente vedono la palla in allenamento, tanto che Hogan dirà che se un giocatore vede tanto la palla in allenamento non avrà così bisogno di avere la palla la domenica e sarà più disposto a giocare di squadra. E l'altra parte di allenamento fondamentale è quella con le lavagne. Infatti gli studenti vengono messi in delle stanze con delle lavagne e Hogan fa tattica alla lavagna, cosa che nessuno aveva mai fatto prima e che però portò risultati veramente incredibili. Hogan infatti fu il primo, molto prima di Guardiola, molto prima di Sacchi, molto prima di Michels, a proporre quello che si può dire oggi calcio totale, tiki-taka, fate voi. Un gioco costituito da passaggi corti, passaggi volti a costruire un'azione dal basso e che non siano solamente un lancio lungo, passaggi che facciano correre la palla e non i giocatori e che, costruendo una manovra avvolgente, possano portare la squadra con più uomini possibili in attacco. Insomma, un metodo di gioco mai visto fino a quel momento, ma che Hogan sperimentò con grande successo in Olanda, tanto che ottenne ottimi riscontri, e a quel punto fu chiamato in Austria. Lo stile di gioco di Hogan, che egli stesso aveva definito come giocare su un tappeto, il campo di calcio doveva essere un tappeto su cui far correre il pallone elegantemente e non solamente un campo di patate in cui picchiarsi, colpì molto gli austriaci. L'Austria infatti stava già sviluppando un importante movimento calcistico che poi sfocerà nel famosissimo Wunder Team degli anni 30, una delle squadre più forti del mondo, la cui stella era Matthias Sindelar, e io per questo vi invito tantissimo a vedere il video di Joele della Biblioteca di Alessandria che ha fatto sul Wunder Team e in particolare sulla figura di Sindelar al momento dell'Anschluss tra Austria e la Germania nazista, perché è un video che spiega tantissime cose ed è veramente molto molto bello. Ritornando però a noi, Hogan venne appunto chiamato in Austria e a chiamarlo fu Hugo Meisel, quello che sarà proprio l'allenatore del Wunder Team. E Hogan venne prima chiamato in delle squadre di club, poi venne chiamato ad affrancare Meisel alla guida della squadra nazionale, una squadra che alle Olimpiadi del 1912 riuscì ad arrivare molto avanti e sfiorò l'oro olimpico perdendo solamente contro l'Italia, e già qua si iniziava a respirare un'area molto positiva e l'obiettivo era quello di arrivare alle Olimpiadi del 1916 per vincerle. Come tutti sappiamo però nel 1914 scoppiò la prima guerra mondiale, l'Austria fu coinvolta in primissima linea e lo stesso Hogan rischiò grosso, perché in quanto straniero, oltretutto inglese, quindi parte dello schieramento opposto, rischiò di finire in un campo di prigionia. Riuscì l'ambasciata americana a salvarlo e a riportarlo in patria, però furono momenti molto molto difficili per Jimmy Hogan. Al termine della guerra però non si fermò, andò ad allenare in Svizzera e con la Svizzera ottenne un grande successo con un argento olimpico, andò ad allenare in Germania, andò ad allenare in Francia, ma soprattutto il luogo in cui lasciò il maggiore segno fu l'Ungheria. Un'Ungheria che di calcio aveva visto ben poco fino a quel momento, non era di sicuro uno dei paesi più importanti a livello calcistico, ma Jimmy Hogan iniziò un movimento che portò poi alla squadra d'oro degli anni 40-50. Hogan infatti venne chiamata alla guida dell'MTK Budapest, che allenò per 2 anni e vinse 2 campionati ungheresi, e che poi, una volta che Hogan lasciò la panchina, vinse altri 7 campionati per un totale di 9 campionati consecutivi, tutto grazie al lavoro impostato proprio da Jimmy Hogan. Ma non solo, Hogan venne chiamato anche ad assistere ad allenamenti della nazionale maggiore, aiutò i tecnici della nazionale maggiore e delle varie squadre di club a cercare di migliorare il proprio stile di allenamento e il gioco, ed è lui che mise le più grandi basi appunto
per la squadra degli anni 50, che tra l'altro lui vide a Wembley battere l'Inghilterra. Hogan però non allenò solo all'estero, allenò anche qualche volta in Inghilterra. Ci provò con il Fulham, ma venne cacciato dopo un anno perché le sue idee erano troppo differenti da quelle dei giocatori stessi, che si opponevano ai nuovi metodi di allenamento, dei dirigenti, della stessa federazione che l'aveva escluso, soprattutto nel primo dopoguerra, da un progetto di rifondazione del calcio inglese, lo aveva completamente escluso, nonostante Hogan volesse farne parte e avesse già comunque ottenuto grandi successi. E ci riprovò anche negli anni successivi con la Aston Villa, dove arrivò ad una semifinale di FA Cup, ma poi anche in questo caso venne allontanato per la troppa ottusità del movimento inglese in quel momento. E arriviamo dunque alla conclusione di questo video, perché l'eredità che Hogan ha lasciato direttamente all'Austria di Meisel e all'Ungheria di Sebes, ma anche indirettamente, in maniera però molto importante, all'Ajax e all'Olanda degli anni 70, a Barcellona di Cruyff degli anni 90, al Milan di Sacchi, al Barcellona di Guardiola e in generale a Guardiola e a tutto il movimento che si può definire moderno del calcio, è un'impronta assolutamente importantissima. Si può dire dunque che Hogan sia stato il primo grande tattico della storia del calcio, non solo un allenatore che faceva allenare i suoi giocatori, ma proprio uno che impostava la squadra dal punto di vista tattico. Hogan, dopo gli anni 50, qualche ancora piccolo lavoro lo fece, ma sostanzialmente si ritirò e morì all'età di 92 anni nel 1974. Non fece in tempo a vedere l'Olanda al Mondiale 74, l'Olanda che per poco non riuscì a battere la Germania, ma un'Olanda che incantò tutto il mondo. E tra l'altro aspettatevi poi un racconto sulla fantastica Olanda di Cruyff del 74, arriverà, non vi dico altro. E però un Jimmy Hogan che ha lasciato un'impronta nel calcio importantissima. E ancora oggi l'Inghilterra però trascura il nome di Jimmy Hogan, tanto che a quasi 50 anni dalla sua morte il suo nome non compare ancora nella Hall of Fame del calcio inglese. Ci si potrebbe chiedere il perché. Forse però a Hogan non farebbe così tanto dispiacere non essere nella Hall of Fame del calcio inglese, perché se per molti il riconoscimento della gloria è dato dalla fama tra i suoi contemporanei, è dato dai soldi che si guadagnano, è dato dai riconoscimenti, secondo me, per uno come Jimmy Hogan, sapere che ha cambiato il calcio basta e avanza come riconoscimento per l'eternità. Perché sì, Jimmy Hogan è stato l'inventore del calcio moderno e questo non glielo toglierà nessuno.